quando ha un figlio, insomma, Eh beh, non diventando adesso, certo. domani, Allora, domani, ne sentiremo, non so, la dopo Lazio la partita della Lazio. La Lazio gioca a casa con la Sampdoria alle alle 15, 15. quindi lo possiamo sentire nel pomeriggio e quindi in un orario che andrà bene Esatto, ascoltare. esatto. Vediamo un po' che abbiamo un po' di... Su Facebook ci saluta appunto Luca Quartu. Vediamo un attimo chi... Ci dicono che ci piace, ci piacciono le foto che abbiamo postato. Ah, ecco, intanto salutiamo affettuosamente il nostro amico Panecaldo che ci sta ascoltando, il consigliere comunale, che lo salutiamo affettuosamente in questa radio Barça Roma, l'unica radio del club Blaugrana del Bar, qui a Roma, via Cimone 13, che da venerdì diventerà una trasmissione del network Radio Roma Futura. Quindi sicuramente avremo il piacere, quando faremo i notiziari dal Campidoglio, di sentire il nostro amico Panecaldo, che è un consigliere comunale e che si occupa sempre dei grandi problemi della città e i problemi dei cittadini e del popolo che a noi sta a cuore. Parcheggi compresi, ovviamente, perché ovviamente questi sono i problemi della nostra città. Se stavamo a New York ci avremmo avuto altri problemi, noi i parcheggi, insomma, ecco. Bene, 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 bene. Torniamo un po' alle faccende calcistiche e vediamo un po' poi anche di fare con Marco Palumbo il punto sulla ecco. Allora, guarda, ci abbiamo un nostro amico da Barcellona in questo momento che è stato qui a vedere il classico qui da noi, Annick Roger Dinette, che ci invia su Facebook una foto. Oggi è stato al Camp Nou, alla maglietta di Piqué davanti a questa pubblicità di Shakira, che fa la pubblicità di Activia. Si è fatto la fotografia sperando che lei fosse vera, ma non è vera, è solo una pubblicità. Da quanto mi scrive, sta sulla Gran Via, sta sulla Gran Via, pubblicità sulla Gran Via di Barcellona, e si è fatto la foto. Ecco, questi sono i nostri amici che ce li sono venuti a trovare qui alla Peña Blaugrana di Roma, via Cimone 13, quartiere Montesacro, che oggi ci seguono ascoltando questa radio, questa web radio, e ci scrivono su Facebook. Allora, bene, adesso abbiamo ammorbato che è questa notizia su... Ah, vabbè, sempre la notizia ripresa da ieri di Liguori, che dice il campionato falsato, vabbè, contro la Juventus. Allora, io direi adesso di andare a sentire Julieta Venegas con Limone e Sal. E poi rientriamo, vediamo se abbiamo qualche altro nostro amico in collegamento. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar.
dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Bene, rientriamo in diretta. Stavamo preparando un intervento telefonico cercando il nostro amico Alessandro Castiglia, e guarda caso, ma la nostra amica Gianna Ledonni sono presentati buona qui alla redazione. Buonasera a tutti. Esatto, c'è buonasera a tutti. Tu prendetevi una sedia, noi qui dobbiamo presentarvi questo grande progetto. E Palumbo non ce la fa più, ovviamente. L'acqua, è vero. L'acqua. No, l'acqua, perché dovete sapere, per quelli che non ci seguono da Roma, intanto vi comunico a Barcellona una bella serata, fa abbastanza caldo, stiamo intorno ai 13, 15, 16 gradi, abbiamo stata una bella giornata di democrazia. Vediamo un po', abbiamo dato il dato delle votazioni del referendum, lo ridiamo per chi non ci ha ascoltato, come i nostri due amici che ovviamente oggi hanno avuto una serata di pace dai loro grandi impegni lavorativi, e quindi gli comunichiamo che hanno votato 37.000 spicci soci, compresi noi dell'estero che potevamo votare per referendum via il sistema elettronico, e sono stati appunto 37.535 soci a votare, il 31,5% degli aventi diritto. Ha vinto il sì, che io ho votato sì, con il 72,6%, no il rimanente. È stata una grande gioia di democrazia al Campomare. Cosa prevede questo progetto? Il progetto prevede intanto il rifacimento del Camp Nou, quindi si passerà intorno ai 100.000 posti, adesso stiamo intorno ai 95.000, tutto coperto, quindi un rinnovamento dello stadio, e poi, e la cosa importante, è il rinnovamento del Palau Blaugrana, che è il piccolo palau, che ci siete andati, ve lo ricordate, è dove giocano il basket, la pallamano e tutti gli altri sport minori, e poi lo spazio interno che riguarderà appunto assemblee, quindi uffici per la direzione, per la presidenza, eccetera. Ecco, insomma, questo è un grande spazio blaugrana per una delle più grandi polisportive del mondo, che come oggi voi sicuramente che ci seguite appassionatamente anche tramite il social network, appunto abbiamo scritto il più grande club del mondo, una delle più grandi polisportive del mondo, il club che annovera nel suo statuto le parole di libertà individuale e collettiva, giustizia, uguaglianza razziale, sociale, religiosa e di genere. E appunto questa è stata secondo me la risposta contro ogni speculazione e complotto. No pasaran gli sporcaccioni madridisti e franchisti che hanno voluto avvelenare in questi giorni l'immagine del Barça, che Alessandro sicuramente conosce dalla polemica in questi giorni che c'è stata, no? Il rigore contro la partita con il Celta. No, non è il rigore, è il fatto di questa cosa che la FIFA ci accusa di aver preso questa sessione di mercato. Oggi una mamma di un bambino dell'Est Europa ha detto: è come se io, come posso un genitore rifiutare al proprio ragazzo di andare ad Harvard? Ha ragione. La Masia è l'Harvard non del football, ma dello sport.
ci sono 109 bambini, di cui 3 cubani che fanno boxing, fanno pugilato, fanno gente che fa pallacanestro, fa calcetto, ragazze che fanno calcio femminile, e quindi voglio dire, camerunensi, nigeriani, coreani del sud, che come ho detto l'altro giorno in trasmissione, in Corea del Sud è vero che nel nord dicono che ci stanno i brutti, sporchi e cattivi, però nel sud o c'hai i soldi o te mori di fame. È il capitalismo ti uccide nel sud Corea, non è che stanno tutti bene, non è che tutti studiano, non è che tutti mangiano. Insomma, vabbè, detto questo, la situazione è quella che è. Però, insomma, ecco, ci scrive il nostro amico Liberotti che è da Via dell'Acquario. Ciao gioventù, e dove sta? Purtroppo questi sono giovani, stanno facendo un po' di movida qui intorno a Montesagro, perché sappiamo che Montesagro si sta allargando nella movida romana, e che è una situazione in cui io non vi auguro che faccia la fine del Pigneto da dove vengo io, insomma, ecco. No, speriamo di no. Insomma, Alessandro, domani la Roma? Domani la Roma gioca a Cagliari, tra l'altro dicevo oggi, me lo ricordavo, che non vince a Cagliari dal 95 con una doppietta di Caris Daniel Fonseca. Ma dai... è un campaccio, insomma, voglio dire, dal 95 bisogna sfadarlo sto tabù. Eh sì, anche perché diciamo che lo stile con cui la Juventus ha accettato la sconfitta di Napoli, diciamo che induce quantomeno a provarci fino alla fine. Poi, per carità, la Juve merita fino ad oggi di vincere il campionato, ha più punti, sta battendo tutti i record, però insomma, intanto la Roma domani vince, poi la Juve vincerà 5-0 col Livorno, ma insomma fino alla fine noi cerchiamo di stare lì attaccati. Per vedere anche le facce dei bravi dirigenti juventini, a cominciare da Polifemo, da Marotta. Da Marotta, sì, veramente una cosa incredibile. Senti, ma hai seguito un po' oggi quello che è successo stasera, no? Immagino. Le partite? Hanno vinto tutte e tre? L'Inter 2-2, sì, ho visto l'Inter, gli highlights. L'Inter con rigore sbagliato dal Principe, tirato malissimo. Stavamo sulla Gazzetta dello Sport e sta scoppiando il caos a Milano. Perché ha tirato il rigore Milito? Sì, ma finalmente contro l'allenatore, perché Mazzari si è presentato in sala stampa dicendo che non sono allenati per battere i calci di rigore. Ma io credo che Mazzari in questo momento sia fuori, ha perso la bussola completamente. Non credo che la riesca più. Poi queste notizie di Mancini che può tornare, il fatto che Tovira ha dichiarato se io non l'avrei potuto cacciare 2 settimane fa, insomma, credo che abbia perso un uomo come lui, credo che abbia perso ormai la bussola. Diciamo che il calcio milanese sta affrontando una delle stagioni più difficili in assoluto. No, si alternano Milan e Inter, esatto. Nella stagione mediocre che stanno giocando le due squadre di Milano, in particolare il Milan con questo mercato un po' strano di gennaio, in cui ha comprato 3-4 giocatori, diciamo così, non da Milan. Esatto. E l'Inter che cercava un centravanti e pare averlo trovato in Icardi poi alla fine, perché ho visto i gol, due grandi gol. Però comunque l'Inter si ferma a 50. Insomma, io non vorrei fare il gufo, però davanti c'è un Parma che è scoppiato, un Atalanta che non credo che possa arrivare ad andare in Europa League, il Verona che ha rivinto una partita, ha vinto due partite dopo che ne aveva perse 5 una dietro l'altra, non parliamo della Lazio perché non credo che ce la possa fare, visto sarebbe l'ennesima beffa per Lodito, penso che se stava al posto avrebbe firmato stare al posto del Barcellona, cioè a non poter acquistare giocatori, sarebbe stata la sua grande gioia. Il Torino non credo che c'è, non è che il Milan è belle queste ultime 8 partite, 8 bei aiuti arbitrali, arriva tranquillamente in Europa League, perché ci può stare pure quello. Beh, sarà 42 il Milan, 8 punti, sì, sono tanti 8 punti, diciamo che sono tanti per recuperare la Roma e Juventus, sono anche tanti per recuperare Milan e l'Inter, questo è vero. Invece in Spagna hanno vinto tutte e tre. E in Spagna hanno vinto tutte. Io ho visto l'Atletico Madrid in grande difficoltà col Villarreal, però ha vinto. Ma anche il Barça è stato in grosse difficoltà. Il Barça non ha giocato bene, ha fatto 3 gol, e come questi sono molto scarsi, ultimi in classifica. Però oggi bisognava vincere, ormai te le devi portare tutte fino alla fine per cercare. Io firmerei per arrivare a questo.